A poco meno di un anno di distanza dall'accordo di Parigi, entrato in vigore lo scorso 4 novembre, che indica la traiettoria che il pianeta dovrà seguire se vorrà limitare i danni derivanti dai cambiamenti climatici, cominciano a Marrakech i lavori di COP22, la conferenza ONU sul clima che ha l'obiettivo di rendere operativo l'accordo siglato in Francia. Due settimane di colloqui che serviranno ai circa 50.000 partecipanti per definire nella pratica le modalità d'attuazione dell'accordo, per dire addio finalmente al mondo dei fossili ed entrare in quello delle rinnovabili. Ed è proprio il desiderio di accelerare questo processo, atteso da anni, che l'Università dell'Idrogeno presenta un progetto in collaborazione con l'Università di Bari. Noi dobbiamo, il mondo deve uscire dai fossili e entrare nelle rinnovabili. È inevitabile ormai. Taranto per noi è una città simbolo e sarà per noi l'inizio di una nuova rivoluzione industriale. La nostra rivoluzione industriale che cosa comporta? Comporta l'autoproduzione dell'energia, l'energia diffusa, lo scambio fra produttori e consumatori e il ricorso all'idrogeno per quello che riguarda l'accumulo delle energie rinnovabili discontinue. È un modello preciso, è un modello diffuso, è un modello che noi intendiamo preparare anche con la formazione. Noi lanceremo immediatamente un corso in collaborazione con l'Università di Bari, che è un corso di formazione e di aggiornamento su questi temi, e l'università, che è la nostra prima partner, ci accoglierà all'interno dell'Ateneo già da giovedì. E quindi noi ringraziamo il rettore e l'università per questa opportunità. Per il resto noi abbiamo intenzione di lanciare immediatamente le comunità dell'energia, per cui in Puglia, in Basilicata, in Campania, dovunque ci sarà possibile, organizzeremo delle comunità dell'energia e presto sarete chiamati per questa operazione. Il 18 novembre inoltre entrerà in vigore la direttiva europea DAFI sui carburanti alternativi a quelli tradizionali petroliferi che includono l'idrogeno. Vuol dire praticamente che in tutto il territorio dell'Unione, praticamente con le stesse regole, inizia quella che possiamo chiamare l'era dell'idrogeno. Quindi per noi che siamo l'Università dell'Idrogeno questa è assolutamente una bella notizia. Certo noi lavoreremo per lo sviluppo delle infrastrutture e certo noi lavoreremo sulla ricerca e sviluppo che è congeniale alla nostra organizzazione.